questa lunga maratona io non rischio le buone pratiche di protezione civile. Io sono Donatella Moretti, presidente della Protezione Civile di Lago Santo in provincia di Ferrara, per chi non è di Lago Santo e per chi non mi conosce. Abbiamo una giornata ricca di tanti appuntamenti, giochi che faremo con voi. Se avete delle domande da fare, fatele pure sotto magari ai nostri spot che abbiamo fatto durante la settimana e risponderemo poi magari anche in diretta alle domande che voi ci farete. Abbiamo un palinsesto veramente molto ricco di live, chiaramente questo sto andando in diretta con voi perché era giusto presentarvi e per dirvi alcuni dei punti principali di quella che sarà la nostra piazza virtuale. Intanto questo è il quarto anno che noi aderiamo a questa bellissima iniziativa nazionale che appunto si chiama Io non rischio. Per due anni l'abbiamo fatta nella piazza fisica e l'anno scorso e quest'anno siamo in piazza virtuale. L'anno scorso eravamo un po' così, abbiamo detto chissà come viene, e invece devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti dalle visualizzazioni che abbiamo avuto sui video che abbiamo mandato e sulle dirette. E poi ci ha dato anche molta soddisfazione perché una piazza così virtuale, anche se chiusa, arriva direttamente a voi sulla pagina, sulla nostra pagina Facebook. Potete stare comodamente seduti sul divano e seguirci. Ecco, allora vi dico alcuni dei punti che saranno veramente molto molto interessanti oggi. Alle 10.30 andremo in diretta ancora con un'intervista che farò al nostro sindaco di Lago Santo, Cristian Bertarelli. Poi ci sarà un'intervista che è registrata, fatta al professor Carlo Menegatti, che è un ricercatore e uno storico del territorio, e sarà come una linea del tempo perché parleremo di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale e ci saranno anche degli aneddoti che riguardano la Prima Guerra Mondiale. Adesso vi faccio fare una panoramica di quella che è la nostra piazza perché l'abbiamo allestita. Quindi qui abbiamo un totem, noi lo usavamo, adesso io con il microfono non riesco ad andare là, però Stefano, che è uno dei comunicatori, ve la sta inquadrando e lì ci sono i vari comportamenti da adottare in caso di terremoto e poi ne parleremo chiaramente più avanti. Qui abbiamo le allerte meteo e idro, allerta rossa, allerta arancione, allerta gialla. Poi durante la giornata vi spiegheremo il significato di questi colori e che cosa potete fare in caso di allerta gialla, arancione oppure rossa, che è la più brutta, diciamo. Abbiamo un video qui e qui vi faremo vedere, mentre faremo dei live, anche un passaggio di video che abbiamo registrato l'ultima volta che abbiamo fatto Io non rischio senza le mascherine e nella nostra piazza fisica, quindi potrete anche vedere la piazza come era allestita e dei video. Poi abbiamo la nostra tenda alluvione con le allerte, che cosa fare prima, durante e dopo l'alluvione. Quindi vi daremo in giornata tutte queste informazioni su come dovete comportarvi prima, appunto, durante e dopo un terremoto o un'alluvione, perché è molto importante. Noi facciamo, appunto, abbiamo aderito a questa giornata perché vogliamo che siate tutti informati sui comportamenti da adottare quando succedono queste calamità. Qui con me ci sono gli altri quattro comunicatori, e Danilo Munegato, Claudia Cavalieri, Erika Casellato e Stefano Albieri, che sta riprendendo e quindi non lo vedete, ma lo vedrete più tardi.
Che cosa dirvi ancora? Seguiteci e buona visione di tutti i video che verranno comunque pubblicati. Io vi ho dato i punti più importanti, però comunque pubblicheremo dei tutorial, dei video, anche dei video, diciamo così, simpatici sui vari comportamenti. Volevo dire una cosa, potete venire a trovarci se volete, noi siamo nella saletta parrocchiale e ringrazio il nostro parroco Don Massimo Cavalieri che anche quest'anno ci ha messo a disposizione questa bellissima sala. Potete venire appunto a trovarci perché la nostra è virtuale ma anche fisica come piazza, però dovete avere tutti il Green Pass, altrimenti non entrate. Infatti io ho la mascherina abbassata perché chiaramente sto parlando, ma tutti noi volontari siamo vaccinati e abbiamo il Green Pass. Siamo lontani, sono lontana dall'operatore e per questo motivo abbiamo abbassato le mascherine. Bene, credo di avervi detto tutto. Poi magari se ho dimenticato qualcosa ve lo dirò dopo. A presto, buona visione di tutto e ci vediamo alle 10.30 con l'intervista in diretta al nostro sindaco Cristian Bertarelli. Grazie mille e buona visione.